Ben ritrovati dagli studi di TRM Network in Fiera del Levante, nostro ospite Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vice sindaco della città metropolitana di Bari. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Sindaco, la fiera è sempre un'occasione di confronto per tutte le tematiche del territorio. Dal suo punto di vista, in questo momento la città metropolitana di Bari, ma anche il comune di Bitonto, che cosa possono esprimere attraverso la fiera? La Fiera del Levante è praticamente monopolizzata sotto il profilo istituzionale dalla Regione Puglia, che attraverso il programma dei fondi strutturali promuove tutta una serie di interventi che sono stati fatti sul territorio nel frattempo, tra i quali ci sono ovviamente diversi interventi anche sul comune di Bitonto e poi anche sulla città metropolitana di Bari. Il percorso istituzionale di promozione di tutti questi interventi è a regia della Regione Puglia. Magari sarebbe carino costruirlo insieme per il prossimo appuntamento, in modo tale che ogni comune che abbia avuto la possibilità di attuare degli interventi di sviluppo grazie ai fondi strutturali gestiti dalla regione possa poi spiegare efficacemente quello che è stato fatto sul territorio, e magari diventa anche un veicolo di promozione per la fiera, perché significa fidelizzare di più i territori e quindi portare da più territori comunali presenti un po' di gente in più. Ministro Salvini oggi ha fatto un passaggio su Bari, una visita al quartiere Libertà e poi è venuto qua in fiera. Dal vostro punto di vista c'era anche un'esigenza importante su Bitonto che però è stata disattesa. Sì, noi abbiamo chiesto, come noto, l'aumento strutturato dell'organico delle forze di polizia, essendo sede di commissariato. Un aumento strutturato organico che ci sembra doveroso dopo tutto quello che è accaduto purtroppo nella fine dicembre dello scorso anno. Il ministro Salvini ha puntato su tutta la sua campagna elettorale sulle forze dell'ordine, sulla militarizzazione, sul contrasto alla criminalità organizzata, e ci siamo meravigliati quando sono stati ridotte le forze dell'ordine sul territorio di Bitonto, senza lasciare però un segnale di aumento di contingente strutturato sulla città. Io ho minacciato le dimissioni perché non intendo ritornare al punto precedente di partenza, anche perché il territorio è particolarmente, come quello di Bari, come quello di Foggia, come quello di Lecce, anche purtroppo sul Brindisino anche, è particolarmente attenzionato dalle organizzazioni criminali per lo spaccio di stupefacenti. Lui, il ministro Salvini, mi ha risposto subito attraverso le pagine di una testata giornalistica nazionale dicendo sia il sindaco di Bitonto stia tranquillo perché organizzerò subito un comitato per la sicurezza su Bitonto, e oggi Bitonto era a 15 km da dove era presente il ministro Salvini. Io non pretendo che lui mantenga quello che dice, cioè di venire a Bitonto a fare il comitato della sicurezza, mi sarebbe stato sufficiente un comitato per la sicurezza alla prefettura di Bari, che è poche centinaia di metri da qui, per parlare minimamente di Bitonto, insomma, di quello che è accaduto e di quelle che sono le nostre esigenze. Vabbè, io glielo ricorderò in modo molto garbato, non voglio fare battute sul fatto che di come è stato investito il tempo del ministro Salvini qui invece sul territorio, non sono cose che di mia competenza, però sono di mia competenza richiedere il rispetto delle promesse in base poi ad esigenze reali, concrete. Un altro tema è stato anche questa sparizione, diciamo, dei fondi dedicati alle periferie attraverso il decreto mille proroghe. Sappiamo che la città metropolitana di Bari, essendo tra i primi in classifica per quel bando, ha salvato i fondi appunto relativi alla riqualificazione delle periferie. Però è chiaro che per molti comuni pugliesi è un danno non indifferente. Allora, la città metropolitana di Bari si classificò prima in Italia. Io indegnamente mantengo la delega alla pianificazione strategica della città metropolitana di Bari, per noi fu grande motivo di soddisfazione all'epoca, e questo ci ha consentito ovviamente di partire subito nella prima tornata, in quanto ovviamente il Ministero ha subito contrattualizzato con noi il finanziamento stesso. Si sono aperti già i cantieri nella città, intorno alla città metropolitana di Bari per diverse opere.
opere, quindi pertanto voglio dire, era difficile togliere i fondi alla città metropolitana di Bari, è stato più semplice toglierli a Lecce, a Brindisi, a Taranto, a Foggia. E chiaramente c'era grande preoccupazione da parte dei colleghi sindaci. Io sposo la loro iniziativa, ovviamente ritengo che non si possano cambiare le regole del gioco quando il gioco è diciamo in corsa e in svolgimento, ma mi sembra talmente diciamo superficiale descrivere così la situazione di fronte alla drammaticità delle conseguenze che ci sono, che non vorrei dilungarmi oltre. Cioè, io spero che il governo faccia quello che il presidente Conte ha promesso nell'ultimo incontro con l'ANCI. La questione dei vaccini, molti dei sindaci anche della città metropolitana di Bari hanno emesso delle ordinanze, sappiamo che ormai la scuola è, l'inizio della scuola è proprio a breve, lunedì prossimo apriranno soprattutto le scuole dell'infanzia, per cercare di dare chiarezza ai genitori su quello che è necessario fare. Dal suo punto di vista, come legge questa disarmonia che c'è ancora tra i sindaci e il governo nazionale? I sindaci di Italia in Comune, che è diciamo, il partito cosiddetto dei sindaci che il presidente Pizzarotti ha lanciato in Puglia, una iniziativa che è partita dal nostro sindaco di Lucera, poi è passata a Maruggio, poi l'ho sposata anche io con Giovinazzo e con altri colleghi. Alcuni altri colleghi sempre della città metropolitana di Bari che non fanno parte del partito si sono poi aggregati in questa che è diventata una battaglia di civiltà, perché anche qui una disposizione del governo che ha un po' contraddetto, cioè diciamo che ha amplificato la portata della legge Lorenzin, che ha ammesso l'autocertificazione nella esibizione dei documenti per farli accedere alle scuole, per noi non è affatto tollerabile, in quanto le scuole non hanno strumenti efficaci o non riescono a utilizzare gli strumenti di controllo che sono stati messi su dalla Regione Puglia, non riescono a sobbarcarsi anche l'onere di controllare la veridicità delle autocertificazioni. Noi non riteniamo sia un onere a carico delle famiglie quello di esibire i documenti, perché se autocertifichi significa i documenti ce li hai a casa, altrimenti stai dicendo il falso. Quindi non perdiamo tempo, non sobbarchiamo di lavoro chi già lavoro ne svolge con mezzi e risorse non adeguate, portiamo direttamente i documenti, altrimenti restate fuori dalle scuole dell'infanzia, perché non è che possiamo rischiare la salute dei bambini. Questo non perché lo dico io, ma perché lo certifica l'ordine dei medici, lo certifica la scienza, lo certifica chi si occupa delle materie specificatamente. Io poi odio i tuttologi, quindi di conseguenza, cioè, ci è sembrata una battaglia di civiltà. Ci sono state alcune proteste legate al fatto che l'ordinanza sarebbe stata inutile in quanto il dirigente scolastico avrebbe potuto controllare direttamente dal software. Ieri all'ordine dei medici hanno dichiarato quelli del provveditorato agli studi che un terzo dei dirigenti scolastici non ha mai effettuato l'accesso nel software Gaia, che è quello che la regione mette a disposizione per verificare la veridicità dei documenti. Questo significa che in un terzo delle scuole, se noi non avessimo fatto l'ordinanza, almeno per quanto riguarda i nostri territori, sarebbero tutti entrati allegramente senza nessuna verifica delle autocertificazioni. Cambiando argomento, le ZES stanno per entrare in piena attività. Bitonto ha ottenuto di far parte della ZES Adriatica, diciamo, quella che comprenderà l'autorità portuale di Bari e poi con allargamento al Molise. È un'ottima opportunità per le aziende del territorio. Beh, sicuramente la ZES, se noi la sappiamo sfruttare bene anche sotto il profilo del marketing territoriale, diventa un'opportunità non da poco. Come ha chiarito il Presidente dell'autorità portuale, occorre che anche i comuni sposino la sfida, perché i 10 anni di esenzione dalle tasse zona economica speciale per che locali, Taranto, quindi i comuni devono verso dire chiaramente i propri consigli comunali, quelli almeno individuati come area ZES, che rinunciano all'imposizione fiscale per 10 anni dei territori in cui si effettuano i nuovi investimenti, e così facendo un'impresa che vuole investire sulla zona artigianale di Bitonto può farlo contando che per 10 anni
le imposizioni fiscali non riguarderanno la sua nuova attività, la sua attività in espansione. Credo che sia un segnale importante, soprattutto se è un segnale accompagnato da investimenti più rapidi sulle infrastrutture. Capitolo cultura, Bitonto si era candidata come capitale italiana della cultura del 2020, sfiorando il titolo, però questa iniziativa congiunta vostra insieme alla regione darà vita a un cartellone importante proprio nell'anno del 2020, e chiaramente è importante sottolineare anche il legame che ci sarà con Matera 2019. Beh, con Matera, con il sindaco di Matera siamo stati subito, diciamo, in sintonia. Lui ha messo a disposizione dei contenitori culturali della città di Matera per la città di Bitonto, per portare quello che di buono possiamo offrire sia sotto il profilo del patrimonio architettonico che dell'offerta enogastronomica e culturale, e noi ovviamente intendiamo accettare questo ulteriore percorso e poi accompagnare tutto il progetto di valorizzazione fino al 2020, dove Bitonto ha promesso di attuare quello che aveva scritto nel dossier, che poi è risultato tra i migliori 10 in Italia. Devo dire che questa sfida di Bitonto non è solo in Puglia, perché tutte le 10 finaliste, anzi le altre 9 finaliste non selezionate della capitale italiana della cultura, hanno inteso creare una rete per accompagnare i loro dossier al 2020, quindi si è costituita anche questa rete nazionale, che ovviamente non fa altro che portare e far girare i nomi delle finaliste all'interno anche partendo dalle comunità locali coinvolti fino ad arrivare al contesto nazionale ed internazionale. È sicuramente stata una sfida importante e probabilmente sarà anche l'ultima, visto che non abbiamo ascoltato intenzioni di riproporre la sfida di capitale italiana della cultura da parte del nuovo governo, e questo ovviamente ci responsabilizza ancora di più, essendo, diciamo, gli ultimi candidati a questo titolo. Parma poi ha vinto la capitale italiana della cultura essenzialmente, vedendo le ragioni della commissione, per un ingente investimento da parte privata nello sposare la sfida pubblica, e ovviamente Parma ha un contesto industriale che ha delle forti ricadute turistiche, se pensiamo all'enogastronomia e all'intuizione anche di Pizzarotti di insistere su quello, ovviamente molto più consolidato rispetto ai nostri contesti produttivi, però questo può anche essere un simpatico sfottò per i nostri privati, per i nostri sponsor privati, per invitarli a riflettere sulle ricadute della cultura, insomma, della possibilità di investirci sopra, perché investire sopra l'evento culturale non significa soltanto sponsorizzare la mostra o il concerto, significa investire su un indotto del quale il proprio prodotto può trovare anche nuovi indotti commerciali. Le facciamo un grande in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie. Ringraziamo il sindaco di Bitonto e vice sindaco della città metropolitana Michele Abbaticchio. Linea alla regia per nuovi approfondimenti.